sono dimenticata il microfono. Ma se non ne faccio una delle mie. Mi sentite? Aspettate. Aspettate che andiamo a vedere se mi sentite perché non capisco. Allora, in diretta ci siamo. Mi solo capire se siamo in diretta. Ci siamo. Allora, brevemente. Allora, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Eccoci qui con la nostra nuova lista della spesa, cioè borsa della spesa, che non è una lista perché la spesa è già fatta. Allora, da cosa partiamo? Abbiamo una spesa piuttosto fitta, ma faremo presto. Allora, abbiamo l'insalatina in busta che ci ha fatto, che ieri, praticamente durante la diretta di ieri, ne parlavamo con Simona. Simona ha detto: ma perché non è il massimo? Cosa c'è che non va? E allora ho deciso di partire un po' da quello, no? Visto che mi mancava ancora qualche ingrediente, ciao Cri, ho detto bene, 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 andiamo avanti. Allora, quali sono, perché non è il massimo? Sicuramente ha tanti vantaggi l'insalata in busta, no? È già lavata, quindi vi fa ridurre il tempo, e vi fa venire voglia di consumarla perché non si spreca, no? A meno che non lasciate lì a venire gnecca nel sacchettino, è comoda. In teoria è lavata con soluzioni sanificanti, quindi dovrebbe essere pulita, ben pulita. E poi vi consente di avere in un sacchettino solo tanta varietà, no? Infatti in questa qui trovate il radicchio, trovate la rucola, trovate le carote, insomma, trovate, ciao Alessandra, tante cose. Sì, ma secondo voi, cioè, allora parliamo degli svantaggi. Laddove questa fosse mantenuta correttamente tutto a posto, il problema è che si tratta sempre di un prodotto che viene già lavato, si viene asciugato, ma possiede la sua umidità perché viene anche già tagliato. A parte questa qui che è tagliata molto fine, vedete, è tagliata fine, ma ci sono anche quelle con le foglie un po' più grandi, ma in ogni caso è molto tagliata. Quindi i succhi della foglia fuoriescono e dove c'è umidità, voi sapete che è spazio per la proliferazione batterica. Ma i batteri li hanno tolti perché è stata trattata con una soluzione sanificante. Sì, ma non basta, nel senso che comunque non è che si può essere sterilizzata. E quindi qual è il problema? Dovrebbe essere, ciao Simona, mantenuta sempre alla temperatura corretta di inferiore a 4 gradi. Ma voi li vedete quando scaricano i camion? Tante volte capita di vedere che i camion fuori dal supermercato sono scaricati a temperature maggiori, magari l'insalata lì in busta ci sta anche un po' di più. Non è la normalità, non dovrebbe succedere, ma purtroppo succede. Oppure la portate a casa senza andare a dire che cattivi supermercati siete voi i primi che li buttate. Buttate queste buste nella borsa, sul sedile della macchina, e quanto ci sta quell'insalata a 25 gradi? Fatevi un esamino di coscienza e pensateci. Andate sempre a fare la spesa con la borsina frigo? Ciao Eralda. Io dico di no. E questo cosa fa? Pone a rischio la vostra salute. In che modo? È vero che la maggior parte degli agenti patogeni vengono distrutti e non ci sono, ma non si può garantire al 100% la salubrità di questi alimenti, quindi c'è anche il rischio che qualcosa rimanga e che una cattiva conservazione vi esponga al consumo di questi alimenti un po' contaminati. Intanto, appunto, c'è questo rischio che se non è assolutamente ben conservata ci sia ancora una proliferazione batterica. Ci sono stati moltissimi studi, che hanno, non è che lo dice Chiara, come al solito, queste cose vengono dimostrate da studi. Ciao Marco. E se sono state trovate delle colture di Escherichia coli, che è molto diffuso, di Listeria, e anche dell'esposizione a salmonelle. Quindi
Il consiglio è, se la devi comprare, trattala coi guanti, quindi sempre tenerla in frigo. Ma tu ce l'hai lì sulla scrivania? Io l'ho appena tirata fuori dal frigo e 10 minuti di diretta ce la rimetterò subito. Fate in modo di consumarla ben prima della scadenza, mi raccomando, attenzione. E quindi vedete già che, ciao Federica, non è quella cosa meravigliosa che pensate. E poi comunque pensate che le vitamine del gruppo B e la C sono molto solubili, sono molto labili a calore e alla luce. In una confezione così abbiamo una perdita di nutrienti molto importante. Quindi anche lì, dal punto di vista dei nutrienti, sono un po' più impoverite queste insalate. In più, ci vogliamo mettere tutta questa plastica che sicuramente è inquinante, inquinante sia per cioè, è inquinante, punto. Cioè, non è che c'è tanto da dire. Alcuni esperti consigliano un ulteriore lavaggio dell'insalata in busta. E se la dobbiamo lavare di nuovo, che senso ha comprarla in busta? Spero, Simona, di averti risposto. Rimane comunque un prodotto comodo che, se compri e mangi, ha senso di essere preso. Però veramente lasciatelo per ogni tanto, compro e mangio. Ok? Siamo in tanti, siamo a cena, ho chiamato gli amici che vengano a cena di corsa. All'ultimo minuto non sappiamo cosa fare di contorno, vabbè, dai, prendiamo un'insalata in busta. Facciamo così. Poi vediamo cosa c'è nel sacchetto. Frutta di stagione. Vediamo se riesco a trovare il picciolo. Non si dice picciolo, eh? Uva! È arrivata finalmente sulle tavole l'uva, c'è già da un po', ma il suo periodo è adesso. L'uva è un frutto assolutamente di stagione e ottima. Poverina, ha tanti carboidrati, ne ha quasi 18 grammi per 100 grammi e quindi viene relegata al ruolo di no, no, nella dieta, no, è troppo zuccherina, mi farà ingrassare. Rimane frutta. Rimane frutta, il consiglio qual è? Al solito, come tutti gli altri frutti, non la mangiate da sola, la mangiate con una fonte di grassi, una fonte di proteine che ne rallentino l'assorbimento degli zuccheri, ma è frutta. E quindi la consumiamo serenamente. Magari la alterniamo ad altri frutti, magari meno ricchi. Il suo quantitativo di fibra non è elevatissimo, 0,9 grammi per 100 grammi. E in quanto a vitamine possiede un po' di C, un po' di K, un po' di potassio, che non è una vitamina minerale, e poi abbiamo il resveratrolo, che è famoso perché si ritrova in grande quantità anche nel vino. Ma ragazzi, non bevete il vino pensando di accumulare il resveratrolo, perché comunque diciamo che i benefici che vi può dare il resveratrolo del vino sono coperti dagli svantaggi dell'alcol. Non penso che bisogna di non penso che ci sia necessità di dirvelo, ma io ve lo dico lo stesso. Andiamo avanti. Ho preso un energy drink perché questi qui sono un po' dubbiosi. Allora, partiamo dal presupposto che si tratta sempre di una bevanda gassata, quindi una bevanda zuccherina. È ricchissimo di zuccheri. Partiamo che gli ingredienti: acqua, saccarosio, glucosio, acidificante, acido citrico, anidride carbonico, carbonica, taurina, correttori di acidità, carbonato di sodio, carbonato di magnesio, caffeina 0,03%, vitamine, niacina, acido pantotenico B6, B12, aromi, coloranti, caramello semplice e riboflavine. Ora, per 100 grammi ha 11 grammi di zucchero. Ma ricordiamo sempre, ciao Michela, che questa è una lattina da 250 ml. Quindi, per 250 ml, i grammi di zucchero sono, fatevi il conto, 6, dove è finito? Allora, sarebbero 22 più 6, quindi 28 grammi di zucchero, che
che sono circa 30 grammi, no? 30 grammi di zucchero in una lattina. Ciao Marzia. Quindi 5, 10, 15, 20, 25, vedete l'uva e ce ne sta ancora un pezzetto. Guardate un po' qui. Se vi bevete una lattina di questo, state bevendo più di questo zucchero qua. Attenzione, è tantissimo e non è il problema principale, perché qua dentro troviamo almeno un caffè. Sì, ci sono un po' di vitamine, ma vi assicuro che possiamo prenderle altrove. E poi troviamo vari eccitanti. Il rischio di queste bevande è che consumarle spesso, ciao Manuela, abbassi la vostra soglia di tolleranza alla caffeina e agli eccitanti, quindi abbiate bisogno di dosi sempre maggiori per riuscire a svegliarvi e avere l'effetto eccitante. Quindi, Poi la grossa attenzione che dovete fare, soprattutto per se avete dei figli, dei giovani intorno che le bevono, è se bevono i cocktail, ciao Sandra, con questa roba qua, tipo il vodka Red Bull mi viene in mente, il rischio è che l'effetto energizzante e svegliante di questa roba qua vada a coprire gli effetti dell'alcol e quindi si finisce per consumare una marea di alcol e questa roba qui, perché non si sentono grandemente gli effetti, ma ci sono lo stesso, eh. Quindi attenzione, queste bevande sono, non mi sento di dire che siano delle cose da consumare spesso, cioè, anzi, possibilmente le lasciamole perdere. In più, un consumo frequente può dare disturbi di tipo cardiaco, tachicardia, aritmie, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere se poi le prendiamo in concomitanza con altre sostanze, ma anche banalmente con i farmaci, eh. Inoltre possono dare anche disidratazione perché danno un effetto diuretico e quindi, soprattutto se consumati vicino all'attività fisica perché ci danno la voglia di, possono dare una disidratazione. Quindi, vabbè, queste cose, non so se si è capito, non è che mi facciano no. Ultimo punto, vabbè, l'aumento di peso non ve lo devo dire, vero? Perché c'è. Zucchero. Oggi non state commentando perché non vi piace quello che dico? Ok, ci sono dei mi piacini. Allora, ultimo prodotto, aspetto un attimo, ciao Patrizia, di capire se ci siete, perché l'ultimo è un po' dibattuto, però ha un senso, soprattutto ultimamente, perché vi spiego perché l'ho comprato, infatti come vedete è aperto. Adesso vi spiego perché l'ho comprato. Sono impegnata ad ascoltare. Grazie Cristina! Allora, il pan bauletto è una cosa che se mi seguite da un po' sapete che io non consiglio mai i pani confezionati, soprattutto non ve lo consiglio al posto del pane fresco, no? Io vi ho sempre detto un pane fresco di buona qualità è sicuramente meglio di qualsiasi cosa possiate trovare nel sacchetto. Ditemi se vi torna come consiglio che io vi do. Se qualcuno mi risponde, io bevo. Silenzio. Assolutamente sì. Ciao Ale! Grazie, la panettiera risponde. Vabbè, perché ve lo dico? Perché ovviamente questi pani vengono trattati. Stanno morbidi nel sacchetto per del secoli, sia nel loro sacchettino che sullo scaffale, sia da chiusi che poi aperti. Infatti, quando li aprite hanno, ciao Gavino, hanno un po' quel sentore forte, no? Infatti bisogna lasciarli un po' aperti prima di consumarli. E allora, perché ho comprato un pan bauletto? Un pane in cassetta? Perché, Patrizia? Questo discorso interessa tanto te, eh? Questo nello specifico è un po' speciale. Intanto guardiamo gli ingredienti. Pane di semola con olio extravergine di oliva, 2,9%. Intanto l'olio. Questi pani di solito sono ricchissimi di oli di scarsa qualità.
oli di mais, oli di girasole, oli super raffinati che non fa, cioè, di cui non fa bene assumerne in grande quantità. Questo come olio ha soltanto l'olio extravergine di oliva e ne ha quasi il 3%. E questo ci fa dire, ok, intanto sei diverso, diciamolo. Poi vediamo che cosa contiene come farine. Semola rimacinata di grano duro, 68,2%, è l'unica farina che contiene. E intanto è una semola rimacinata di grano duro, cioè non è gnecca gnecca, no? Poi abbiamo l'acqua, l'olio, come vi dicevo, il lievito, un pane e il sale. Dopo troviamo, ahimè, glutine di frumento e farina di orzo maltato, che sapete bene che la farina di orzo maltato è un po' di zuccherino per farlo risultare un po' più, per farlo lievitare meglio. Ora, se andate a vedere ciao Franco, nella rosa dei pani confezionati, questo è un signor pane perché ha pochissimi ingredienti, non ci sono grassi di pessima qualità e anche la farina è un tipo e abbastanza pulito. Ma perché Chiara si è comprata il pane in cassetta? Ve lo spiego subito. Era una domenica sera e il lunedì avevo progettato una gita. Sono tornata dalla montagna domenica. Dalla campagna domenica sera e lunedì avevo in programma una gita con la bambina e non avevo modo di prepararle da mangiare, cioè avremmo dovuto mangiare fuori in una grossa città dove sapevo che non avrei avuto modo di comprarle qualcosa di sano, perché voi sapete che nei grossi centri, a parte che se ti siedi a un bar ti chiedono il fido solo per sederti al bar, ma poi cosa trovi da mangiare? Sarebbero stati dei piatti, Oppure cosa c'è? Grosse catene di junk food, tutte cose che non volevo dare ad Alia. E soprattutto voi mi insegnate che i bambini quando hanno fame, hanno fame. Non che dici, vabbè, tesoro, dai, adesso cerchiamo un bar, su, non ti preoccupare. No, c'ho fame adesso. Immaginatevi, Dalia farà 2 anni a novembre. Sì, sono già 2 anni. E quindi ho pensato che era meglio portare con me un pasto. E ciao Mimi. E non era neanche facile, potevo fare il mio pane, sì, però come vi ho detto, tornavo tardi. Sono andata a fare la spesa domenica sera perché non avevo niente in casa tornando tardi dalla collina e quindi ho dovuto prendere una decisione. Non c'erano alternative. Ho pensato che era meglio portare con me un panino semplice, il più pulito possibile, con una fettina di prosciutto, piuttosto che finire a mangiare chissà che, chissà dove e chissà quando, con una bambina che urlava. Io penso che le mamme e i papà in diretta che mi guardano saranno d'accordo con me. Poi io sapete che sono la prima che è sempre stata. Come si dice, non sono mai stata quella che no, assolutamente no. Io sono sempre per trovare delle cose piuttosto poche volte, ma pazienza. Cerchiamo di fare il meglio possibile con quello che abbiamo a disposizione. E giustamente, che cosa fai? Ti premuri di fare qualcosa che sia morbido, addentabile da una bimba di quasi 2 anni, perché ricordiamoci anche questo. Che il pane che fai tu con la tua farina rimane comunque fatto il panino fatto il giorno prima, non rimane morbido come quello del sacchetto. Però c'è differenza tra comprare il pane piuma, il pane da tramezzino che è pieno di strutto se va bene, di oli vegetali non meglio specificati se ti va male, e un pane che comunque contiene olio di oliva extravergine, che non sarà buono come quello che ti compri tu, ma è comunque un olio di un certo tipo. Il fatto che non diciate nulla, nulla, nulla mi sta preoccupando. Ditemi qualcosa. Ditemi la vostra opinione. Quindi sostanzialmente è meglio avere qualcosa di. Meglio scegliere qualcosa di pulito il più possibile piuttosto che trovarsi in giro a mangiare nelle grosse catene. E poi tanto cosa gli prendevo? Il toast? Era, cioè, insomma, meglio così, no?
Basta, non mi rispondete più, ci siamo bloccati? Basta, non mi rispondete più. Va bene. I prodotti sarebbero finiti, speravo che mi deste qualche commento su questo discorso, soprattutto che mi diceste cosa ne pensate, ma si vede che, boh, è successo qualcosa perché, ecco, lo uso quando mio figlio di 28 anni chiede la merenda e gli faccio due toast. Beh, Sandra, al figlio di 28 anni può mangiare anche il pane normale, eh. Il pane tagliato a fette e i toast vengono lo stesso, anche col pane normale. Va bene. Allora, spero che questa diretta vi sia piaciuta. Per oggi direi che siamo a posto, vi ho raccontato tutto dei miei prodotti. Fatemi sapere nei commenti se vi piace sempre questo format. Giusto, io e mia figlia portai a Londra la pasta al pesto, non mangiava un pispero. Per fortuna mia figlia mangia. Mia figlia mangia pure troppo, no, non è vero, troppo no, però nel panorama di quello che si può trovare volevo portarle, magari il pane normale non ce l'ho. Ok, Sandra. Però volevo portarle qualcosa di decente in viaggio. Perché se le veniva fame in treno, come facevo? Capite? Va bene, va bene. Allora, ci vediamo nei prossimi giorni e per il resto direi che per oggi vi ho detto tutto. Quindi grazie per esserci stati anche oggi. Ci vediamo alla prossima.